Dopo la lezione di mercoledì scorso ho giocato una partita d'handicap, a un certo punto ho portato via un angolo a nero perché avevo già studiato la lezione di oggi, perché ho giocato esattamente questo che studi, che ora vi faccio vedere. La posizione non era troppo identica, ma la forma di base sì. Soprattutto i colori erano invertiti, però uso quelli del libro. Allora, il problema è: nero gioca e cattura le due pietre a bianco. Pensate a dirmi quali sono gli incroci su cui pensate che valga la pena di giocare e quali invece. Stavi pensando a questo. Sì. Ok? Qualche altra idea? Comunque in qualche modo bisogna. Allora, bianco ha tre libertà, nero ne ha tre. Giocare delle mosse qui tutto attorno direi che non va bene perché non so. Problema è nero gioca in cattura bianco. Proveremo questa. Bene, bravi, è quella giusta. Perché però? Cioè, rischi di collegare sotto, giusto? Va bene. Allora, supponiamo che bianco giochi. Adesso non può collegare perché se no le mangia tutte, giusto? Perché se collega bianco. Proviamo a vedere. Nero? No, no, non funziona, perché nero non può catturare, non può giocare. Ci sono altre possibilità. Bianco non più. Beh, allora, intanto su questa c'è direttamente la discesa. Questa è una forma importante perché spesso permette di vivere nell'angolo, non in questo caso, ma come? Perché questa cattura la pietra nero. E fa, cioè, scendendo qui minaccia di fare un occhio qua, per cui quando c'è la possibilità di fare un occhio di qui o un occhio di lì, scendendo, questo spesso è un tesugi che risolve. In questo caso non c'è niente da fare. Dopo questa mossa, bianco immobilizzato. Infatti questo tesugi si chiama il colpo alla pancia. E non so se avete mai provato a prendere un colpo alla pancia, non ti muovi più. Quindi il nome è molto appropriato. E questa è una. Cosa succede invece se la forma è quest'altra? Questo adesso non è più un colpo alla pancia, ma è una pietra catturata. E si finisce in una situazione in cui bianco fa un occhio qui e nero non ce li ha, per cui è molto poco promettente. Infatti, questa adesso non va più bene. Però nero se la può cavare ancora. Prendiamo la forma un attimo più plausibile e mettiamo qui la pietra nera, perché quella sembrava proprio brutta. Bianco ha tre libertà come il nero, è una forma apparentemente più da fare occhi, per cui a prima vista la situazione di nero è disperata. Però col fatto che gioca lui per primo e col fatto che bianco ha poco spazio nell'angolo, nero ha una mossa con cui riesce comunque a catturare bianco. Oh, bene. Se adesso bianco inizia a togliere libertà, cosa fa nero? Gioca due libertà. Potrebbe
connette per me avrà tre. No, che sono sinceri, no. No, però quando Più muove, sì. Nero si connette nella 3 contro 2. Sì. Però, sempre 3 contro 2. Sì. Il nero può anche guardare la da dentro, sì. Però poi si è catturato una cosa. Questa invece non funziona. Sembra uguale, ma invece no. Questa non c'è. Perché non sì, quella non c'è. Però ce la rimettiamo subito perché il bianco risponde qui, nero va lì. Adesso succede una cosa che non sarebbe potuto accadere, che bianco va a catturare queste. Non poteva accadere perché se bianco su questo fa il throw-in, nero cattura, bianco lo trae, nero difende e poi esattamente la stessa situazione di prima. Nero ha tre libertà, bianco lo trae.